tipo di sciatore sei? È molto molto importante capire le caratteristiche proprie e per noi maestri le caratteristiche dei nostri allievi. Quindi sul sito Jam Session prima di inizio inverno troverete, oltre alla classificazione, all'autoclassificazione del livello, vedendo i vari filmati dei vari livelli, troverete anche la proposta di un questionario nel quale darete un valore alle risposte a tante domande che riguarderanno le vostre caratteristiche tecniche, se vi piace di più la velocità o andare tranquilli, le curve veloci su terreni di media pendenza o le curve strette e ritmate su terreni ripidi. Poi ci saranno anche domande che riguarderanno la forma fisica, come uno si sente ad esempio rispetto al suo massimo, riguardo anche ad abitudini, a stile di vita, quanto uno è sedentario, quanto uno è sportivo attivo. Insomma, tutto quello che può aiutare a capire le caratteristiche dello sciatore, in modo che raccogliendo tanti profili avremo poi modo di proporre dei programmi tagliati veramente al 100% sulle vostre esigenze e sulle vostre caratteristiche. Questo sarà una cosa molto molto più efficace poi nei risultati di fine corso, perché ovviamente essere in tante persone con caratteristiche diverse, stesso livello tecnico, ma caratteristiche diverse, perché uno magari scia 5 giorni all'anno, l'altro ne scia 50, uno è sovrappeso e l'altro è in forma e via dicendo, questo ci consentirà di offrire il meglio, la proposta più adeguata alle proprie caratteristiche. Ciao a tutti, sono Camilla di Head. Sono qui per presentarvi le novità della nostra collezione per quanto riguarda la stagione 19-20. Un focus fondamentale è stato dato alla collezione Joy, ovvero la nostra collezione dedicata al pubblico femminile, che è stata completamente rivista dopo 4 anni di successo. Per quanto riguarda invece le nostre linee di alto livello, quindi per sciatori più esperti, la novità più importante è l'introduzione del Liquid Fit, ovvero questo sistema di personalizzazione della scarpetta all'interno anche del Raptor 140, quindi andiamo a dare un comfort ulteriore a chi ama invece la curva perfetta, quindi una tecnicità estrema. Per quanto riguarda invece la parte dei caschi, una novità importante per chi usa soprattutto anche gli occhiali è l'introduzione della linea R, ovvero dei caschi Rachel e Radar, che sono dei caschi integrati, quindi che hanno il comfort di un casco combinato alla maschera, ma in una maniera molto più agile. Per cui questo è un po' quello che è la nostra collezione, e vi invito a provarli sulla neve. Fabrizio Brugioni, sono un rappresentante del Nido delle Aquile, che è un'associazione che è nata 4 anni fa con l'intento di chiaramente valorizzare tutto quello che è il nostro territorio dell'Abetone e quello che è stato il territorio dell'Abetone, quindi la storia dell'Abetone. E parlando della storia dell'Abetone non si può non parlare dei nostri campioni, quindi di Zeno Colò, di Celina Seghi, di Pari De Miglianti, di Chierroni, di Gaetano Coppi. L'inverno sta arrivando e noi siamo pronti con una serie di proposte personalizzate. Abbiamo in programma diversi ski camp sia per adulti che per ragazzi, oppure giornate o mezze giornate dedicate alla formazione. Nella fase di apprendimento sono previsti vari sussidi didattici, come ad esempio il pilotaggio in cuffia, strumento molto apprezzato dai clienti in quanto è possibile una correzione immediata dell'esercizio e permette un dialogo attivo tra allievo e maestro, oppure le riprese in pista e successiva analisi video. Anche quest'anno saremo impegnati con il ProTest, ci troverete in diverse tappe del Tour delle Alpi dove vi accompagneremo in pista facendovi testare i materiali HEAD e aiutandovi con una descrizione tecnica a capire qual è lo strumento che più si adatta alle vostre esigenze e al vostro tipo di sciata.